anche conosciuta per essere una delle più importanti stazioni ferroviarie della Parenzana, ovvero il trenino che per 33 anni arrancò da Trieste a Parenzo, sostando negli incantevoli angoli che sono ancora custoditi nel cuore dell'Istria. Ma Visinada è anche nota per i suoi pregiati vini, grazie alla sua invidiabile posizione morfologica, tra buio e montona, ed anche perché Visinada si affaccia nella sottostante valle del fiume Queto, un corso d'acqua oggi non più navigabile, che in passato attraverso il servizio dei battelli serviva a far giungere i legnami degli immensi boschi di montona, che via mare giungevano poi all'arsenale di Venezia e che servivano alla costruzione della marineria della flotta della Serenissima. Storia del passato, ma anche attuale per il cambiamento urbanistico in atto per la cittadina, grazie alla sua centralità geografica che ha sicuramente un primato. L'unico europarlamentare istriano eletto nella schiera croata a Bruxelles è infatti Marino Baldini, attuale sindaco di Visinada, soddisfatto per questa gratificazione che ci racconta un po' di storia della sua città, che mostra i segni tangibili di una metamorfosi in atto grazie ad una lunga serie di interventi conservativi attuati anche grazie al contributo della Regione Veneto, partendo da un simbolo della cittadina. Ma dove ci troviamo? Ci troviamo in piazza a Visinada, in centro storico, davanti a un monumento molto importante per Visinada, ma anche per, direi, altre località, perché sulla cisterna di Visinada, che è stata progettata da un importante architetto istriano, Simeone Battistella, che ha lavorato molto a Rovigno, a Pirano, oggi in Slovenia, ha fatto anche una bellissima cisterna simile alla nostra, e poi ha fatto anche dei grandi progetti urbani, non soltanto di chiese, cisterne, palazzi pubblici, dove ha sistemato delle piazze, questo è molto importante, nella fine del Settecento, così pure qui a Visinada, dove sulla cisterna di questa forma classica, e lo è classica anche perché Battistella era un alunno di Longhena e dei migliori architetti veneziani dell'epoca, e diciamo che qui abbiamo una grande manifestazione di poeti, versi nasterni, e poi la Dolce Istria, che è la più grande manifestazione istriana collegata ai dolci tradizionali istriani, e tutta una serie di altri eventi che, non soltanto per l'importanza di questo monumento, di questa cisterna, ma anche per il valore di questi progetti, sono un po' conosciuti anche all'estero, fuori della Croazia, fuori della Slovenia, anche del nord Italia. Poi anche i partecipanti arrivano da vari paesi in queste manifestazioni, e così il nome del nostro architetto Battistella e della valente architettura classica del monumento è conosciuto un po' dappertutto. Poi dall'altra parte ci sono questi nostri prodotti locali, non soltanto le manifestazioni, e sempre più turisti che arrivano in centro qui a Visinada e generalmente nel nostro comune, perché già da anni abbiamo la più grande crescita percentuale in Istria col turismo. E dunque questa nostra cisterna come un monumento pubblico è sempre più vista, sempre più importante, è un grande valore, insomma, quello che abbiamo fatto, che siamo riusciti a fare, a restaurarla, però con l'aiuto della Regione Veneto, che ci ha aiutato per restaurare tutti i palazzi veneti che si trovano qui in piazza, e abbiamo ottenuto anche il finanziamento per l'ultimo palazzo che si deve restaurare, che diventerà un palazzo pubblico dopo che è stato acquistato dal comune, perché era proprietà di vari personaggi privati. Di fronte alla famosa piazza della Cisterna c'è un altro pezzo di storia importante di Visinada, un fondaco che riporta un'antica iscrizione affissa all'esterno che ci indica quanto era importante il corso d'acqua del fiume Queto in passato, così come il porto di Bastia per Montona e Porto Porton, dove veniva pagato il transito delle merci per la navigazione, tanto che si può anche tranquillamente dire che si doveva versare una vera gabella, con il costo per ogni singola merce trasportata, come è scolpito nella pietra posta nella facciata del fondaco. Infatti si vede quanti soldi si pagava per un fasso di legno, per una botte di vino, per gli altri prodotti principali. Dobbiamo sapere che Bastia era una cittadina che era posizionata sul fiume Queto, che in epoca praticamente era pieno di imbarcazioni, perché si arrivava con i battelli fino a Montona quasi, e invece le barche più grandi arrivavano fino a Bastia, e in Bastia c'era un retore veneto,
lì si pagavano le tasse. E siccome la chiesa della Madonna Miracolosa di Bastia, come anche tutto l'abitato, si trova dalla parte del comune di Visinada, qui accanto il Fontego, il Fontico, dove c'è anche il leone andante alato di San Marco, c'è anche questa tariffa. La tariffa, tante volte pubblicata anche ultimamente in una edizione molto importante del Museo Archeologico dell'Istria a Pola, ci ricorda e ricordava anche nell'epoca quando è stata posta nel 1726 quante sono le tasse e quanto d'importo si deve pagare nel porto di Bastia sul fiume Quieto per tutti questi vari prodotti dell'epoca. Di queste tasse la maggior parte è collegata naturalmente col legno, perché il legno d'Istria della Valle di Montona è uno dei prodotti più celebri che l'Istria ha mai avuto. Nelle fonti si nomina dalla tarda antichità addirittura, poi durante tutto il periodo veneto, ma anche dopo. Io ho avuto dei bisnonni che si occupavano di queste zattere e dei battelli per trasportare queste grosse querce fino al mare, dove le galere, specialmente di Venezia, trasportavano il legno a Venezia. Dunque, nelle storie di famiglia so come aspettavano il vento alle 11 di mattina per mettere le vele e andare nell'interno, per andare per il fiume. Oggi non si scende, neanche si sale più. Invece una volta in diverse parti c'erano anche dei porticelli sul fiume per i battelli, non per le batane come a Rovigno, questi si chiamavano battelli. Serviva spesso, specialmente quando si entrava, quando si ritornava, a aiutare i battelli, perché scendere era molto più facile. Per ritornare servivano vari animali, asini, ma anche le spalle grosse di quelli che avevano i battelli, no? Per arrivare a ritornare a casa. E dunque questo era un punto del più grande commercio, non solo del legno. Così anche questa iscrizione ci parla della biadine, no? Che è molto importante, del formento, dunque del grano, che sono cose essenziali. Il vino, come anche oggi, uno dei maggiori prodotti istriani. Si deve dire che c'era sempre l'abbondanza di vino in Istria, ma non di grano. Anche in epoca veneta l'Istria senza la Valpadana non poteva vivere. C'era la fame senza la Valpadana, dunque si esportava vino, animali, legno, la celebre pietra istriana, la pietra bianca d'Istria, però si importava il grano e varie altre necessità che erano indispensabili per sopravvivere in Istria. A Visinada non potevamo dimenticarci però dell'uomo di San Gerolamo, ovvero il patrono indiscusso della cittadina. Si tratta di una delle chiese più grandi dell'Istria, dove sono collegate tutte le più importanti manifestazioni di Visinada, Duomo che fu eretto da Gerolamo Grimani nel XVI secolo sulla sede di una più antica chiesa. Un'altra importante chiesa è quella di Santa Barnaba, con i suoi antichi affreschi di scuola giottesca, che sono stati restaurati, e la chiesetta di San Giovanni Battista. Le nostre principali manifestazioni sono collegate a San Gerolamo, la Parenzana, che come scrivono i media principali è la più grande manifestazione ciclistica in Croazia. Si svolge appunto in onore di San Gerolamo, il nostro patrono, e una volta, oggi forse non più, ma c'erano tanti momoli e anche momole, nomi che a Visinada ricordavano il patrono. San Gerolamo, che noi crediamo fosse istriano, anche perché così dicono varie fonti, e questa chiesa è una delle più grandi in Istria, un enorme spazio interno, e come la cisterna, anche se costruita più tardi in forma classicista, da un architetto che veniva da Giustinopoli, come scrive nell'iscrizione latina, che significa Capodistria. Qui, vicino a questa chiesa che di recente abbiamo restaurato, c'è anche il campanile veneto, che viene riportato in varie grafiche del 500, 600, ad esempio nel celebre disegno di Prospero Petronio, fatto da un architetto, Niccolo Curtivo, e lo abbiamo restaurato grazie ai fondi della Regione Veneto. Questo era molto importante perché i comuni che
che non sono tanto grandi e non hanno la potenza finanziaria, specialmente nell'interno dell'Istria, non si possono permettere tanti restauri senza gli aiuti dei ministeri, della regione. E invece per questo campanile la regione Veneto ha versato tutto il denaro e dunque siamo entusiasti che qui, vicino al lapidario romano, che mantiene certe iscrizioni, tra le più antiche sono addirittura dall'epoca repubblicana, dunque prima di Augusto, prima dell'imperatore Ottaviano, nominano dei nomi importanti che ricorda anche Tacito, un grande scrittore. Ad esempio c'è un cognomen, un cognome, che nomina una importante famiglia che era proprietaria della Figulina a Cervera, vicino a Parenzo, che esportava l'olio istriano in tutto l'impero e anche fuori l'impero romano addirittura. Uno dei principali prodotti di qualità dell'impero romano. C'erano anche le anfore cosiddette istriane, Dressel 6B, attraverso le quali si esportava, e sopra c'era il timbro di questa nostra famiglia che si nomina qui sull'iscrizione. Poi i prossimi proprietari erano Nerone, la famiglia dei imperatori Flavi, fino ad Adriano, e poi anche vari grandi famiglie senatoriali. Un altro palazzo importante per Visinada è l'ambizioso progetto già in essere grazie alla Regione Veneto, che ha finanziato il recupero di un antico stabile veneziano di proprietà della famiglia Marraston, che diventerà il fulcro civico della cittadina istriana. Signor Sindaco, ce ne vuole parlare? Ci troviamo di fronte al Palazzo Marraston, una delle famiglie con cognome tipico visinadese, che storicamente è una delle più numerose qui a Visinada. I Marraston, che erano proprietari prima che il comune ha acquistato questo spazio, questo palazzo, oggi abitano a Albona e sono una famiglia molto conosciuta perché anche in epoca austriaca avevano il sindaco qui a Visinada. Oggi l'ingegnere Marraston vive a Albona e abbiamo concluso, io credo, un buon affare per il comune, ma anche per lui. E così noi entriamo in questo spazio che era molto celebre perché nel primo piano c'era, in epoca dell'amministrazione italiana, il dopolavoro. Prima c'era un tipo di osteria e sopra si affittavano le stanze, dunque come un piccolo alberghetto di famiglia. I Marraston erano una famiglia che aveva il sindaco socialista, perché Visinada in epoca austriaca era un po' differente di altri comuni per l'amministrazione, dove c'erano i partiti italiani e croati al potere, quasi in tutta l'Istria, anche nelle grandi città. A Visinada avevamo i socialisti nell'epoca austriaca. Questo era l'unico comune istriano con amministrazione socialista, ma per un lungo periodo. Uno dei sindaci era anche di questa famiglia. Dunque il palazzo è di epoca veneziana, si vede nelle profilazioni architettoniche, si vede nelle dimensioni dei tetti, si vede in questo bellissimo balcone, nelle console, nelle profilazioni, nei modi di esecuzione, nei materiali. È molto importante non lasciarlo che vada in rovina. E per questo il nostro piccolo comune ha tentato di raccogliere le forze, insomma, per acquistarlo, e adesso abbiamo la fortuna di essere sostenuti dalla Regione Veneto, dove è stata presa la decisione di finanziare il restauro di questo palazzo, che diventerà un palazzo pubblico con una galleria in pian terreno e con vani pubblici per il sindaco, per il comune, al primo piano e ai piani superiori. Lasciandoci alle spalle Visinada e la sua storia, non vogliamo dimenticarci che questa comunità, che conta meno di 2.000 abitanti, prima della costruzione della nuova autostrada chiamata comunemente Y, era il punto nevralgico della viabilità interna dell'Istria, fatta di sali e scendi, sia per chi arriva da Trieste per raggiungere Pola e viceversa, per cui per tanti anni è stata il vero crocevia naturale di tutta la viabilità, che in parte oggi è stata tagliata fuori dalla nuova arteria stradale, ma che continua a conservare intatto tutto il suo fascino della incontaminata natura che contraddistingue il territorio della cittadina istriana.